Michelle, sono uno studente del corso informatico Sistemi Informativi Aziendali. E io sono Claudia e siamo studenti del corso SIA. In questo corso affronterete vari argomenti come creazione di siti web, applicazioni. E questo corso non è solo per arrivare a diventare tecnici informatici, ma essendo un sistema informativo aziendale permette anche di diventare periti economici. Infatti potrete continuare con università sia economiche sia informatiche. Buongiorno, sono Federica Taglioli e ho creato un sito su WordPress chiamato Musicland. E questo sito tratta della musica in generale, descrive ciò che è la musica, i suoi generi e abbiamo anche i vari strumenti che scendono la tendina, per esempio chitarre e bassi, abbiamo una breve descrizione e sotto alcune foto. Successivamente abbiamo creato anche una tendina con le marche, sempre con una descrizione della storia, ad esempio questa è una tra le marche più famose di chitarre. Inoltre nel menu qui in alto abbiamo anche un blog che ci è stato utile durante il lockdown, dove abbiamo potuto comunicare comunque tramite appunto internet, lasciando un commento all'articolo che è stato pubblicato, in questo caso una chitarra, e sotto i commenti e la casella per lasciare il commento. Ciao, sono Claudia Margescu e oggi vi presenterò come si struttura un sito web di e-commerce. In questo caso useremo il mio, che è Bottega Beauty. E come possiamo vedere in un qualsiasi sito web di e-commerce, la prima pagina è sempre quella dello shop in cui sono presenti tutti i prodotti e possiamo anche notare la versatilità di un sito di e-commerce in quanto in base alle esigenze possiamo cambiare i prodotti, come è stata quella per il Covid, abbiamo adesso aggiunto prodotti di gel per le mani e mascherine. Un'altra caratteristica dell'e-commerce sono i prodotti che si aggiungono al carrello. In questo caso abbiamo sia prodotti in offerta che prodotti a prezzo pieno e ogni prodotto ha la sua descrizione e le recensioni, perché possono essere aggiunte recensioni che in questo caso vanno a sostituire quella parte del blog che è particolare dei siti web. Un'altra cosa fondamentale è il carrello, che ovviamente in cui troviamo tutti i prodotti con il loro prezzo, la quantità, possono essere applicati codici promozionali, in questo caso ne avevamo già applicato un altro, e c'è un totale e si può concludere anche l'ordine aggiungendo i dati e effettuando il pagamento. Qui abbiamo i prodotti visualizzati di recente, i più votati e le recensioni più recenti. Abbiamo anche un indirizzo, i contatti e abbiamo anche aggiunto un hashtag che ricollega ad Instagram il nostro sito, collegandolo al hashtag dei beauty products presenti su Instagram.